Cominciamo Marco, la lotta al movimento Notav diciamo, è partita fin dal 93 fino ad arrivare a oggi. Diciamo che nell'arco degli anni è cambiato anche come modo di fare. Cioè, nel 93 si è partita una manifestazione a Bussoleno in cui in un percorso di diciamo 100 metri sono scese in piazza 50 persone che erano le 50 persone che adesso fanno parte praticamente del... c'erano 50 persone in cui la maggior parte erano i tecnici che tuttora lavorano per analizzare la parte critica diciamo dell'opera, i costi, il fatto che si potrebbe benissimo utilizzare invece che fare una linea nuova, utilizzare la linea vecchia, modernizzandola, utilizzando magari anche delle parti che non sono della valle che non sono mai state usate, come l'autoporto di San Didero, che cioè noi abbiamo un autoporto in valle che è stato costruito, non è mai stato utilizzato. Adesso con l'opera dovrebbe quello dell'autoporto di Suglia, che è l'autoporto di scambio, diciamo, dall'Italia alla Francia, dovrebbe venire smantellato. Invece che utilizzare l'autoporto San Didero vorremmo ricostruire un altro togliendo via case e spazi e terreni a un'altra parte della valle. Diciamo che dal 93 fino al 2000-2002 diciamo che la lotta notare si era un po' spenta, anche perché dei progetti non se ne era parlato, non c'era più stati né diciamo da parte dello Stato voglia di fare l'opera, neanche voglia di fare i sondaggi. Nel 2003 si è tornato a parlare di sondaggi in Val di Susa, i primi famosi sondaggi a Borgona, a Bruzzola, a Venaus, e da lì è nata diciamo la prima grande manifestazione da decine di migliaia di persone, che era la manifestazione da Borgone, appunto un paese dove erano effettuati i sondaggi, fino ad arrivare a Bussoleno. Diciamo che per tutto l'arco del 2002 fino al 2005 la manifestazione del Movimento Notav era una manifestazione che andavano a far vedere i grossi numeri, a far vedere che comunque la valle era Notav e la valle era... Nel 2005, come penso tutti avete sentito parlare, la prima grande prova di forza è stata il 31 ottobre del 2005 con l'arrivo delle trivelle al Seguino. E da lì il Movimento Notav anche comunque ha iniziato a lavorare in strategia, dicendo vabbè, le trivelle devono arrivare a mezzanotte, andiamo fino alle 6, iniziamo con i pretini, cerchiamo di non far arrivare, lì si è arrivati diciamo alla prima resistenza fisica. Perché nel 2005 comunque anche con le forze dell'ordine, con la polizia stessa si parlava ancora comunque di un rapporto proprio giocato sul campo in base ai numeri. Eravamo di più noi, loro andavano via, eravamo di più loro, andavano via noi. Nel 2005 c'è stata anche la grossa vicenda di Venaus, con il fatto che la polizia aveva sgomberato in modo violento nella notte con le ruspe e il presidio, anche comunque calpestando anziani, bambini che erano lì a dormire per difendere la propria terra. Il giorno dopo il movimento ha avuto una risposta di Vaglia, che è stata una risposta comunque decisa, bloccate le autostrade, le tangenti, le ferrovie, le statali, fino a che la polizia non andava via dal terreno. In seguito a questo fatto di blocchi si è deciso di arrivare all'8 dicembre, giornata anche lì storica, l'8 dicembre in Val di Susa, in cui 80.000 persone della valle, e anche lì sono iniziato ad avere la prima gente di fuori, sono scese in piazza, diciamo da un percorso da Susa a Venaus per riprendersi in qualsiasi caso, con la forza no, riprenderci i terreni. Questa giornata è stata fatta, è riuscita, e da lì, dall'8 dicembre, è nata come giornata di esempio per la lotta notare. Una giornata di esempio perché comunque la gente di valle, scendendo senza la violenza, ma solamente col fatto di volersi riprendere un territorio, è riuscita diciamo, a bloccare per la prima volta l'opera. Dal 2006 fino al 2010 ci sono state anche lì degli anni comunque di pseudo calma, perché ogni tanto provavano con delle trivelle, però anche lì le trivelle non hanno funzionato, perché comunque la gente riusciva a essere, anche negli orari notturni più improbabili, a esserci prima della polizia, prima dei tecnici di LTF che dovevano appunto effettuare i sondaggi, e anche in quei casi comunque siamo riusciti bene o male a bloccare i sondaggi. Si è arrivati comunque al fine 2010-2011, in cui si sapeva che dovevano arrivare a breve a instaurare il cantiere di Piemonte, e da lì è nata forse una delle esperienze più belle della Valle, la Libera Repubblica della Maddalena. La Libera Repubblica era un pezzo di territorio situato in Val Susa in cui vigeva la regola del notaio, la regola del fatto di una popolazione che voleva difendere il proprio terreno. C'era gente tutti i giorni, tutte le ore, da tutta Italia, c'erano i cattolici della nostra valle, i giovani, i centri sociali, tutti insieme che si pensavano ad un'unica cosa, a bloccare quest'opera, a mantenere questo cantiere. Si erano costruite barricate, c'era comunque... arrivavano aiuti dappertutto, c'erano anche gli amministratori di valle che davano una loro forte mano, perché comunque i sindaci con la fascia tricolore diciamo che in prima fila avevano sempre il loro aiuto, e comunque un poliziotto fino al 2005
Sì, ha mangiato qualche sindaco, ma cercava sempre di limitare. Si è arrivati al 27 giugno con lo sgombro violento che diceva Marco, in cui la polizia è arrivata di notte con le ruspe, cioè al mattino tardi con le ruspe, è arrivata in forza, si è ripreso i terreni. Ne è nato il giornata del 3 luglio, in cui decine di migliaia di manifestanti sono arrivati appunto a cercare di dare questo assedio al cantiere, un assedio che non è riuscito per il fatto che comunque hanno iniziato a utilizzare i lacrimogeni. Il lacrimogeno è un'arma che gente di noi riesce a resistere quei 20-30 minuti, poi o hai le maschere o comunque da lì te ne vai, perché sono gas nocivi, gas che sono vietati in tutto il mondo, solo in Bartuda vengono utilizzati, ma ce li diciamo in Italia. Nel 2011 c'è stato anche, diciamo, i primi campeggi di lotta veri e propri, perché diciamo che campeggi ce ne erano stati anche a Venaus, anche a Condove, anche a San Giorgio, ma lì erano più campeggi informativi in cui si stava tutti insieme, si parlava delle iniziative future, si aggregava. Col primo campeggio che ho montato, è stato il primo campeggio in cui noi effettivamente iniziamo a dare disturbo all'opera, perché tutte le sere partivano gruppi che andavano comunque al cantiere, tagliavano reti, cercavano di recare disturbo il più possibile. Fino a quando si è arrivati comunque anche lì, passata l'estate, ci sono stati i primi arresti, le prime ondate di repressione, la gente della valle comunque ha iniziato anche a avere paura, perché comunque diciamo c'era avere paura. Cioè, in valle il movimento è ancora grosso, però la gente comunque di andare a Chiomonte ha paura, perché magari dove in una manifestazione di piazza poteva scendere l'anziano di 70 anni col bastone, a Chiomonte comunque non puoi, ma per il semplice fatto che ti puoi trovare davanti poliziotti che sparano all'altezza uomo, lacrimogeni, quindi l'anziano non sa neanche come correre o meno attrezzato. Ed è diciamo per questo che siamo arrivati in una fase in cui il movimento ha bisogno sia delle manifestazioni di piazza, come appunto quella che verrà il 23 marzo, in cui scenderemo da Susa Bussolena per comunque far vedere i nostri grandi numeri, sia delle manifestazioni diciamo un po' più violente a cantiere in cui cerchiamo di recare danni. Durante quest'ultimo anno sono state anche delle altre trivellazioni all'autoporto di Susa e delle trivellazioni all'autoporto di Susa, che ricordiamo erano trivellazioni che dovevano essere effettuate nel 2010. Sono in ritardo di 2 anni, sono state fatte per il semplice fatto che non venivano effettuate queste trivellazioni, l'Unione Europea non dava i soldi all'opera, e diciamoci francamente all'Italia viene fare di avere i soldi dell'Europa. Perché noi vediamo che ogni volta che comunque si pronuncia un vertice, per esempio quello del 3 dicembre fra Monti e Hollande, il giorno prima magicamente sono comparse USPE, sono comparse la talpa, sono comparsi gli operai che hanno lavorato quei 10 minuti, hanno fatto le riprese video e il giorno dopo su tutti i giornali hanno detto in Val di Susa sono iniziati i lavori. In Val di Susa i lavori non sono iniziati perché abbiamo avuto la prova l'altro giorno, che hanno chiamato tutti i giornalisti mondiali, BBC, la CNN, hanno lavorato per 10 minuti, c'è anche un video su internet che fa ridere, che fa vedere gli operai come nel momento in cui la BBC riprendeva, lavoravano, 5 minuti dopo l'hanno già messo. Per loro di iniziare l'opera vuol dire aver messo decine di migliaia di poliziotti, avere 2 ruspe che girano, 2 camion che fanno sulle 2 parlavate. Noi, il nostro desiderio più grosso è cercare di fermare quest'opera, stiamo cercando tutte le strategie possibili e immaginabili per fermarla. Non è facile ed è per quello che comunque siamo anche qua oggi per cercare di iniziare un ciclo di lotte e di percorsi insieme a voi. Sì, per cui l'anno scorso, in realtà proprio in questo periodo fra febbraio e marzo, quando ancora loro avevano recintato parte di quello che oggi è l'intero cantiere, ma un'altra parte costituita ancora parte del nostro presidio, in cui tempo fa si era, ai tempi di questa fantomatica libera Repubblica della Maddalena, si era eretta una baita in cui era ancora accessibile l'ingresso a chiunque volesse andare, è stato sgomberato, è preso e recintato. Immagino che tutti voi abbiate sentito di Luca, quel ragazzo della Val di Susa che era beccatosi su un traliccio inseguito dalle forze dell'ordine e poi caduto, anzi è rimasto folgato sul traliccio e poi caduto, rischiando tra l'altro di morire, che è stato il CTO per diverso tempo, con una convalescenza che sta durando tuttora, qualche ora, e in condizioni comunque quasi normali, ma se l'è vista veramente brutta. In quel giorno il Movimento Notava ha dato una risposta più che decisa, per cui è partito un ciclo di occupazioni autostradali, piuttosto che altre iniziative proprio volte alla protesta di questa stessa prepotenza di cui vi parlavo prima, in cui cercano di imporci questo scempio.
Per cui siamo riusciti a tenere l'autostrada occupata, ripeto, da tutta la popolazione, quindi noi ragazzi magari andavamo a scuola, uscivamo e andavamo in autostrada, i pensionati stavano lì tutto il giorno, cioè ogni giorno in autostrada c'era un'assemblea verso le 7, così la gente usciva dal lavoro, magari andava con l'assemblea per vedere come muoversi, come non muoversi. Ovviamente poi questa situazione è durata quei 2-3 giorni, per cui poi sono arrivate le forze dell'ordine a tentare di sgomberarci. Ovviamente però noi abbiamo riprovato e siamo riusciti a rioccupare l'autostrada. Poi è avvenuto quel fatto, forse che a me ha più scandalizzato di tutta questa vicenda. È avvenuto che una sera all'autostrada occupata si è arrivato un ingente numero di forze dell'ordine. Io purtroppo quella sera non ero presente, molti amici, compagni di classe, ma anche professori eccetera erano lì e mi hanno detto, mi hanno raccontato che comunque è stata una cosa incredibile, per cui le persone in autostrada sono state costrette ad andarsene quella notte e comunque tentavano di stare nei paraggi per cercare di fronteggiare un po' questo schieramento ingente di forze dell'ordine, armati, in assetanti sommossa. Questi qua a un certo punto sono partiti, ma con una tra le cariche più feroci di cui io abbia mai sentito. Per cui questi qua, cioè, alcuni miei amici sono stati obbligati a scappare ed entrare verso il paese di Bustrello, ma entrare nei cortili delle case di altri, e pure bussare nelle porte e chiedere di entrare, per non rischiare di essere pestati. Cioè ci sono stati dei feriti, ma veramente gravi. La cosa poi più eclatante è il fatto che alcuni siano entrati in un bar, la Rosa Blu, che è un bar che ha 100 metri davvero dall'ingresso delle case di Bussoleno, e le forze dell'ordine all'inizio tra l'altro penso a te, ci sono dei poliziotti, e le forze dell'ordine prima bussando vigorosamente, poi ci sono i video su internet, e poi spaccando la porta con i manganelli sono entrati nel bar e hanno portato via le persone che si erano nascoste in bagno e le hanno picchiate là sul momento. Cioè una cosa indecente, cose simili sì, vedevano negli anni 20-30 con le scolacce fasciste, sembrava veramente un qualcosa di picche, ma proprio violenta, ma accanendosi contro la popolazione. Hanno lanciato i lacrimogeni per le case di Bussoleno, lacrimogeni per le case, vuol dire che se tu sei in casa, in casa ti arriva comunque. Cioè, cose veramente indecenti che in uno stato civile, come ci vogliamo definire noi, facendo parte dell'Unione Europea, eccetera, non dovrebbero accadere. Da questo comunque sono nate ulteriori contestazioni. Noi studenti, quella mattina dopo, ovviamente abbiamo bloccato le scuole, abbiamo dato una risposta decisa a questi atti veramente indecenti. E questo ciclo poi di continuo di questa comunità notav che per giorni, per un susseguirsi di giorni ha lottato con queste tattiche per cui andiamo a occupare l'autostrada la sera, poi stiamo lì 2-3 ore, poi torniamo e non faccio beccare, è continuato per ancora qualche settimana, poi ovviamente si è perso perché tutti noi abbiamo comunque anche una vita, più della scuola, del lavoro, piuttosto che di quello, per cui era ingestibile tenere una situazione simile prolungata per ormai un anno passato. Però comunque la risposta c'è stata, è stata incisiva, e quindi si può dire di aver ottenuto non un risultato, però comunque a livello simbolico eccetera, penso che ci abbia dato una soddisfazione non indifferente. In ogni caso, come ha detto prima lui, per concludere il discorso panoramico sulla situazione in valle, un problema veramente che con tutto questo ciclo di denuncia, con questa denigrazione agli occhi dell'opinione pubblica sui notav, attuata anche con mezzi magari non proprio espliciti, per cui come l'altro giorno eseguire i processi nell'aula bunker a Torino, dove in realtà eseguono i processi per i mafiosi, quindi equiparando una persona che lotta per motivazioni, a mio parere, ma spero anche vostre, più che nobili, ad un mafioso, ecco, sono veramente atti denigratori, a per spaventarci, B per far ricredere le persone che magari non sono che non sono così all'interno del movimento, che comunque esterne, quindi non la vivono sulle proprie spalle, farli ricredere sulle posizioni di noi notabili. Ecco, e purtroppo ci stanno riuscendo, perché in ogni caso molti contratti valgono con una fedina penale pulita. Immedesimandomi io in un padre di famiglia che se andando una volta alla manifestazione a Piemonte mi becco una denuncia e non posso più dar da mangiare ai miei bambini, ovviamente devo fare delle scelte. Ovviamente tutti, poi a parte la questione delle denunce eccetera, ovviamente tutti noi teniamo la nostra pelle. Un mio amico l'8 dicembre scorso che si è fatto la manifestazione in Clarea si è beccato un lacrimogeno esattamente qua. Quindi vuol dire che tanto così lo beccava sulla tempia e moriva. Questo qua se l'abbiamo trascinato noi, che tra l'altro
vomitava, stava malissimo per le strade della Val Clarea, cercando di chiamare un'ambulanza. Lo schieramento delle forze dell'ordine si è piazzato davanti, impedendoci per 5-10 minuti di trascinarlo su per farlo portare dall'ambulanza. Questo qui, tra l'altro, è anche rimasto ricoverato CTO e ora tuttora ha avuto delle grandi conseguenze di questa sua brutta esperienza, per cui gli ha rotto un timpano, ha problemi di equilibrio, quindi non può più camminare per molto tempo senza che si debba sedere, non sente più dell'orecchio, cioè insomma sono anche delle ripercussioni anche gravi sulla propria persona, che insomma io lotto è vero, però ne pago anche delle conseguenze. Quindi la questione di scegliere bene cosa fare anche non è semplice comunque. Adesso penso che dopo aver dato una situazione più panoramica, poi ovviamente noi non possiamo dire tutto, perché riassumere in mezz'ora 20 anni di storia del movimento notario è impossibile, però abbiamo scelto i punti salienti e speriamo di avervi dato un'idea più precisa di quello che si vive nella nostra valle. Adesso, dato che comunque ci sono anche collettivi studenteschi e siamo stati invitati dallo stesso collettivo studentesco, incentreremo un attimo la conversazione verso il collettivo di cui facciamo parte noi, che è nato nel 2011, dopo quest'estate, proprio dopo questa prima estate di lotta, appunto dal constatare il fatto che molti studenti che si conoscono, vanno a scuola insieme, si trovavano spesso alle manifestazioni, stavano insieme, però non erano inseriti in dei parametri definiti in un gruppo.